Salve a te e a tutti ciurma e benvenuti alle giochirine in questo nuovissimo episodio su Separate Ways. Vi ricordo ragazzi che il vostro sostenitore like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire. Per cui se volete il prossimo episodio vedremo di riuscire a raggiungere almeno i 30 like ragazzi. So che ce la possiamo fare, ve ne chiedo veramente pochissime, per voi è soltanto questione di un secondo. Per cui mi raccomando, spolliciate. Ed eccoci qua di ritorno, signore e signori. Dopo che l'ultima volta sono successi diversi macelletti, diciamo così, perché c'è stato un momento in cui Ada era praticamente spacciata, cioè ci aveva addosso tutti quanti i popolani del villaggio che volevano, tipo, non lo so, mangiarsela. Ed è arrivato Wesker che le ha salvato le chiappozze, però poi gli ha detto: guarda che non ti salvo più le chiappozze, la tua incompetenza, la tua incompetenza. Insomma, c'erano degli incompetenti ragazzi, in pratica. E poi che cos'altro è successo? È successo che alla fine abbiamo incontrato di nuovo anche Ciccio Bello. E chi cavolo si era scordato Ciccio Bello in tutta la sua meravigliosa bellezza? E alla fine di tutto però fortunatamente siamo riusciti ad incontrare Luis dopo tipo 30 anni, e quindi lì è finito il capitolo. Stiamo quindi cercando ancora l'Ambra. Wesker ha detto: guardata, senti, cioè se non te dai da fare e non trovi l'Ambra, cioè sei fuori, mi dai porta l'Ambra. Ne stiamo cercando questa benedetta Ambra. Vediamo adesso di incominciare il nuovo capitolo. Tu arrampicati, che io ti aspetto di sopra. Ada. Dica. Non pensavi di dover tornare qui, vero? Beh, i piani possono cambiare. Sei arrabbiata? Sì, lo sei. C'è ancora solo una cosa che bisogna fare ancora prima di recuperare l'Ambra. Sto cominciando a stancarmi, appunto. Io non scendo mai a patti, Luis. Pensa bene a quello che stai per dirmi. Ascolta, c'è qualcuno che devo aiutare. Mi conosci? Sono un buon samaritano. Non mi dire. Leon? Sì. Esatto. Leon e quella ragazza sono entrambi infetti. C'è questa medicina che rallenta l'infezione e so che funziona. L'ho usata. Su di me. Quindi... Perché dovrebbe importarmi? Appunto, era quello che stavo pensando. E sei infetta anche tu. Ecco. Ormai è da anni che studio queste cose, Ada. I tuoi occhi mostrano già i sintomi. Dovresti cominciare a sentirne gli effetti, sbaglio? E in effetti non sbagli. La medicina li fermerà per un po'. Devi fidarti. Hai tutto da guadagnare e niente da perdere. Ok, ma sarà la tua ultima chance. Ragazzi, ovviamente... Prima questo e poi l'Ambra. A lei conviene perché è infetta pure lei, Yana, appunto. Ok, ci parli tu quindi? Hola, qui è Luis. Siete ancora in giro? Io volevo andare a casa, ma Ashley ci teneva a vedere il castello. Perfetto, perché ho un regalo da darvi. Una medicina che frena lo sviluppo del vostro problema. Dove andiamo? Vediamo. Nel cortile interno del castello. Incontriamoci lì. Ciao. Perdona l'attesa. Allora andiamo? Sì, va bene, dai. Dopo di te. Mi hai convinto, mi hai convinto. Qua inizia il capitolo 4, ragazzi. Tra l'altro, ragazzi, in effetti, tipo la volta scorsa ho detto: Madonna santa, che cosa è successo a quest'uomo in questa cella? La mia memoria, come sempre, appunto, non mi aiuta, perché in quella cella erano stati portati Leon e Luis, quindi era stato Leon ad ammazzare quell'uomo con quella catena. Fatto sta che, ovviamente, io certi dettagli non me li ricordo. Mi dovete davvero scusare. Raccogliamolo a queste pejetas, questa piantina verde. Dopodiché... altre pejetas e... altre pejetas. Va benissimo. Qua è chiuso? Ah, ovviamente niente sì. Niente da fare. Ok.
quindi non ci possiamo fare niente. Il nostro inventario attualmente com'è messo? Direi, ragazzi, di combinare una piantina rossa con una piantina verde, visto che ne abbiamo due. Dopodiché abbiamo abbastanza risorse per creare munizioni per mitragliatrice. Direi di approfittarne e per ora non possiamo fare più niente. Non abbiamo più abbastanza polvere da sparo. Ragazzi, direi che siamo abbastanza corto di munizioni. Triste ma vero, purtroppo. Va bene, andiamo, ne troveremo più avanti. Voglio essere fiduciosa. Grazie, Leon, che cavaliere, infatti. Sì, Leon. Luis. Sempre per L inizia, mannaggia voi. Allora, aspetta, questo posto mi dice qualcosa, o perlomeno questa leva coi simboli mi dice qualcosa. Sì, cioè, se non sbaglio, anche questa zona si vede nel gioco principale. Quindi vediamo un pochettino. Questo sembra il sole di Rapunzel, ragazzi. Cioè, ditemi che non è uguale. Va bene, andiamo. Non perdiamo c'è più tempo. C'è un laboratorio segreto di sotto. La mia roba è tutta lì. E anche la medicina. Anche la medicina? Non rispondi, Pegetas? Luis, non fare il misterioso, eh? Polvere da sparo e Pegetas. Perché? Perché Ada non si fa problemi a puntarti una pistola qua in mezzo agli occhi, capito? Quindi fai poco il misterioso. Vado. Opla. Aspetta che ti apro io la strada, eh? Non ti preoccuparti. Ecco qua. Perfetto. Fine farei senza di te, Ada. Già, hai proprio ragione. Per mostri. Che cosa mai potresti fare? Aspettami, Luis, non mi lasciare qua da sola. Sta bruciando qualcosa? Sì, le mie palle. Allora, vediamo. Polvere da sparo e polvere da sparo. Oh, dai, è giusto. Che cazzo è stato? Te pareva? Sì, un attimo. Sto ovviamente raccogliendo la robetta che sta qua intorno. Non sei capace di cavartela da solo per un secondo. Oddio, no. Questi con lo scudo, no. Voi siate maledetti. Maledizione. Ciao, caro. Ok. A piedi nudi mi aspetterai, con i piedacci tu morirai, con i piedacci nudi morirai. Ah, non è morto, non è morto, non è morto. No, non volevo lanciare questa. Oddio, volevo lanciare una stordente. Infatti quello che devo fare mi sa che mi conviene. Pegetesina, che bello, che bello, che bello. Pesetas e munizioni di pistola, dai e tutta. Ma Luis che fine ha fatto intanto? Appunto è stato divorato da qualche plaga gigante. Che sta succedendo qua? Minchia, Luis. Cioè io, vabbè, io non ho parole, guarda. Manco con grazie. Uno te la puoi cavare. Che diamine. È su. Allora, Pegetas. Dopodiché, allora, a parte il banco da tortura qua, Pegetas, quello che mi avete suggerito, infatti, sarebbe utile, ragazzi, comprare da Eusti la mappa dei tesori, perché l'ultima volta ho usato gli spinelli per comprare gemme singole, ma appunto mi avete detto che non è tanto consigliabile farlo, quindi d'ora in avanti cercherò di stare un pelino più attenta, anche se in effetti non ho idea di quanto manchi alla fine, ragazzi, di questo DLC. Magari qualcuno di voi mi potrà dare qualche indicazione. Allora, cos'è che sta bruciando qua? Qualcuno si è dimenticato il barbecue acceso. La nostra medicina sta bruciando. Ecco qua, te pareva. Luis, vuoi finire affumicato? Guarda che io non te salvo, eh. Come non detto. Fai sul serio? Gli devo stare appresso pure per salvargli le chiappe. Oddio. Ma che è davvero? Ma che davvero? Luis, perché? Luis, torna qui. Io ho capito che è importante, però qua finiamo veramente non a rosto, fumo. È una parola, significherebbe proprio non respirare. Cioè, io non è che sono un campione mondiale di apnea, Cioè, resisto fino a una certa. Oddio! Luis, oddio, sto per morire! Luis, non ci abbandonare, Luis! Resisti, Luis! Forza, Luis, sto arrivando, Luis. Adesso sviene. Adesso sviene, lo trovo come... Oddio. Una donnetta. Oddio, svenuta sul pavimento. Oh, shit. Com'è missione fallita? What the fuck? Com'è missione fallita? Cioè, c'era la possibilità anche di fallire questa missione. Cioè, seguire Luis. Come gli devo stare attaccata alle chiappe? Cioè, più veloce di così io non posso, Cioè... Ragazzi, a parte che cosa potrei fare? Cioè,
per salvarlo, in effetti. Cioè, c'è fuoco dappertutto. Che cosa posso fare? Vabbè, non lo so. Ok, sono riuscita a fallire anche questa cosa qua. È abbastanza imbarazzante, però vi giuro che me la so presa con... Non dico con calma, ma... Cioè, sto andando al massimo delle possibilità di Ada. Più veloci di così non posso fare, eh. Mamma santa, oh. Luis, resisti, Luis. Ci sono. Ci sono, dov'è? 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 Ma un cacchio di scherzo? Cioè, mi state prendendo per i fondelli? Ma che davvero? La fesse è sorda. Già sta cosa mi fa perdere un attimo di tempo. Luis, guarda, ti prendo a pedate non appena ti raggiungo. Mannaggia la pupazza. Missione fallita due volte. Missione poi, tra l'altro. Cioè, cercare di stargli più dietro possibile. Cioè, ragazzi, dai, è assurdo. Anche perché la vita gli scende ad una velocità imbarazzante. Non so cosa fare, ragazzi, vi giuro. Ce la faccio, ce la farò? Devo farlo uscire da lì. Ma cosa devo fare? Cosa devo fare? Ma dove devo andare? Ma come faccio a fare più veloce di così? Come faccio? Ma è assurdo! È allucinante, cioè non posso... Non posso... Che altro posso fare? No, vabbè, raga. Cioè, io non commento veramente, ma è ridicolo. Tra l'altro prima c'ero arrivata a quella porta, pareva pure chiusa. Ma come cazzo faccio a fare in tempo? Cioè, forse sto non mi sto accorgendo di qualcosa io, molto probabile. Ragazzi, cioè, ma che cazzo? Cioè, ma cosa sto sbagliando? Cosa non sto vedendo? Allora, penso, ragazzi, che sia... Un attimo bene che mi guardi per bene intorno qua, perché di sicuro c'è qualcosa che non sto vedendo. Perché è chiaro che non è questa la cosa che devo fare. Posso passare qua sotto, ad esempio, vedete? E posso andare di qua, ad esempio. Ma vaffanculo, va. Amici, ho perso 3 ore per una cosa che era così semplice. Ma solo io posso fare una cosa del genere, ragazzi. Mannaggia la pupazza. E ti ho salvato di nuovo le chiappe. Potresti farlo dopo aver consegnato l'ambra. È finita. È tutto distrutto. Perché è così importante per te? Ci sono delle cose che devo sistemare. Ma farlo ora è impossibile. È finita. Non posso più aiutarli. Ora basta frignare, Luis. Fanne altra. Sei in grado, così puoi semplice. Farlo. Forse hai ragione. Il necessario è tutto qui, nel castello. Sì, mi serve tempo, ma ti darò la tua ambra. Bene, allora, andiamo. Possiamo risalire da qui. Poi pensiamo alla prossima mossa. Se non sbaglio, mi sa che lui si sentiva tipo in colpa, credo, perché penso avesse contribuito alla creazione, no, della Splaga, se di tutte queste cose qua. Se non ricordo male, ovviamente, ragazzi, correggetemi, se ho detto una cosa non corretta. Però è per questo che ci teneva così tanto, no, ad aiutarli. Si era pentito comunque di aver partecipato a questo progetto, proprio perché si era reso conto che si trattava comunque di una mostruosità, ragazzi. Quindi allora, risorse S. Adesso ho abbastanza polvere da sparo, credo di poter fare qualcosa. Munizioni pistola, direi di aspettare, ragazzi, per le munizioni fucile, che mi sembra si trovino un po' meno spesso. Quindi andiamo avanti. Pejetas, andiamo avanti. Mazza, quanto è alta sto posto? Ma tu per chi è che lavori? È meglio sapessi, se non sai. Infatti, Pejetas. Potresti anche lavorare per il diavolo in persona. Basta che mi porti fuori da qui. Una mezza specie, diciamo, dai. Vediamo cosa c'è qua. Pejetas, come se non ci fosse un domani. Oh, ma sempre dico, ma darci qualche munizione in più? No, va bene. È vero che è importante comunque potenziare la propria roba, però... Oh yeah, apro allora. Io qui. Sì. E la chiave? Ecco, non ne hai merda. Una. Merda! Devo averla persa.
E adesso? E adesso che famo? La devo aprire io in qualche modo, vediamo. Ah, va bene, facciamo così, guarda, direttamente. Ah, non c'ho più coltelli? Ma che davvero, mi si è rotto? Ce n'avevo tipo 50 di coltelli a cucina, niente da fare. Va bene, guarda, facciamo così. Ecco, tanto semplice. Vuoi andare prima tu? No, vado io, va bene, prima le signore. Ok, non sarà il mio lavoro migliore, ma dovrebbe funzionare. Ada, devi trovarmi queste cose. Pure. E così forse riuscirò a produrre la medicina. Il tempo non è molto. Tu vai, portamele e io ti prendo l'ambra. Prega per me. Che palle, oh. Ti devo fare pure da fattorino. Inchiostro rosso, bottiglia d'oro, farfalla blu. Ah, mi dice pure in che sale stanno. I minerali presenti nell'inchiostro e fermenti in bottiglia, la sostanza contenuta nelle scaglie delle ali di farfalla. Uno di questi componenti possiede le proprietà di cui abbiamo bisogno. Estraendoli e mescolandoli con gli elementi chimici a mia disposizione, dovrei riuscire a produrre la medicina. Quindi vabbè, legatoria, sala del tesoro, sala della collezione. E adesso andiamo. Va bene. Buona fortuna. Sì, buona fortuna a noi. Non vedevo l'ora di andare alla ricerca dei tesori nascosti, stile Indiana Jones o robe simili. Ecco, già giusto per aggiungerci qualcos'altro, ragazzi. Ok, iniziamo dalla laboratoria. Perfetto. Oh, e io c'ho pure il pugnale che è rotto, ragazzi. Quindi non posso manco fare uccisioni silenziose. Ma che gioia immensa. Va bene. La Splagas, raga, qua c'è il delirio. Oddio. No, 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 tu non hai visto, ma hanno visto. Vabbè, ovviamente sì, mi sono messa di fronte a loro come una deficiente. Vorrei pure vedere, insomma. Scusate, ragazzi, Un ricordo di Raccoon City. È proprio destino. Che c'è? Che c'è? Smetti di bisbigliare, mi metti nervosa. Che diamine. Allora, Pejetas. Vediamo un po'. Oddio, Eusti, madonna santa sei tu. Mi ha fatto prendere un colpo, ragazzi. Non pensavo che tu fossi qui. Ecco perché hai indietreggiato la stronzetta. Pietra litografica. Ah, quindi sicuramente ci servirà. Allora, caro, vediamo un po' che cosa possiamo vendere, ragazzi. Il bracciale elegante ovviamente ancora no, perché ci manca una pietra da incastonare. Ovviamente non ho più spinelli, ragazzi. Mannaggia a me. Intanto direi di riparare il coltello, ovviamente. Che avendo non tante pesetas a disposizione, come sempre, ragazzi, sono veramente indecisa su cosa potenziare. Allora, visto che fucile e la mitragliatrice in un modo o nell'altro le abbiamo almeno potenziate, direi di fare qualcosa qua per la pistola. Quindi aumentiamo nella potenza per 10.000 pesetas, ragazzi. E vedi come adesso va. Sei a posto. A scatenare l'inferno. Sì, sì. Non mi fermerò qui, ragazzi, perché oggi ho perso abbastanza tempo con la questione là delle fiamme di Luis e di tutto il resto. Ah, ciao. Ciao tesoro, ciao. Scusa, ecco qua. Se muori ci fai un gran favore, grazie. Su, grazie, muori. Ecco, fatto, a posto. Munizioni pistola per 10. Top, ottimo. Allora, chi altro c'è qui che mi aspetta? Chi altro c'è? Sì, 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 parlano da soli, loro sanno tutto. Ah, ovviamente questo c'ha la protezione in faccia, ma tu guarda un po', chi l'avrebbe mai detto? T'ammazzo comunque, non è un problema. Va bene, Pejetas, cominciamo a vedere, ragazzi, di trovare sta cosa che ci serve. Non penso che sarà così facile, ma la prima cosa dovrebbe essere qua, esatto, questo inchiostro rosso. Ho paura che non sarà molto semplice, nel senso che magari qualcuno ci si parerà davanti, ragazzi. Pejetas e un'altra pietra litografica, B. Infatti qua ce ne mancano due, ma questa cosa non l'avevamo già fatta tipo nella storia principale? Il problema è adesso come le mettiamo.
Perché una di queste comunque è da girare, eh? Questa è poco ma sicura. Questa di sopra dovrebbe essere un ventaglio, ad esempio. Esattamente. Questa di sotto dovrebbe avere un esagono blu, ma non si sa con che cosa. Quindi direi di... Ah, questo già per esempio non va bene. Ad esempio, quindi lo spostiamo qua. Guarda, qua ci mettiamo questo esagono blu. Di qua si dovrebbe un attimo capire che figura è, ma credo sia un quadrato. E qua comunque serve una cosa rossa, che però non mi sembra un ventaglio. Quindi direi di provare a scambiarle e vedere. Ok, dovrebbe essere questa cosa qua. Quindi se questa la ruoto, ovviamente non va bene. Ah, anche perché questo di sopra, ragazzi, è un quadrato col ventaglio, non è un esagono. Quindi proviamo a mettere qua questo quadrato e qua questo ventaglio. Ok, fatto. Toppe. E vai. Fantastico. Ammazza, raga, che rattoni che c'è stato. Complicato. Ma a me mi puzza. Posso dire sinceramente che tutto questo mi puzza tantissimo da morire. Non parlo della puzza il dei primo ratti. Dovrebbe essere in questa stanza. Ma parlo proprio che mi sembra troppo facile. Queste armature messe qua in mezzo agli zebedei mi mettono un po' ansia. No, regà, dai, è vero, si animavano anche le armature, se non ricordo male. No, non mi potete far vivere questo panico di nuovo, vi prego, non ce la posso fare. Quante ce ne sono? Non ce la fo, ragazzi, non ce la fo. Risorselle, piantina rossa. Accidenti a queste cose, accidenti. Oddio, che ansia. Che ansia. Cosa c'è qua dentro? C'è qualcosa? Munizioni pistola. Ma me le prendo super volentieri. Fatto sta che queste cose si animeranno molto presto. Ci scommetto gli zebedei, appunto. Questa è chiusa. Non si apre. E quindi come fa ad essere qua dentro? Inchiostro rosso. Dov'è? Dove dovrebbe essere? Ah, c'è qualcosa qua. Vediamo un po', cosa abbiamo? Vediamo un attimo, ragazzi. Ma scusa, dove la prendo? Come la prendo? Ok, da qua, direttamente. Che dice? Ecco un modo per ottenere l'inchiostro. Spara? In che senso? Cioè, devo sparare agli scudi in ordine? Posso stare fresca 3 ore qua, perché il secondo e il terzo non è che si vedano poi tanto bene. Quindi deve andare un attimo a caso, anche perché sti disegni sono super confusi. Che gioia, che gioia, che gioia meravigliosa. Eccoli qua gli scudi, vedete? Guardate, qua ce ne sono 4, ma erano 4 credo. Fatemi vedere. No, qua ce ne sono 5 infatti. Allora, cambiano forma. Questo è poco ma sicuro. Solo che quelli a cui devo sparare sembrano tutti abbastanza simili. Qua ce ne sono altri. Ma la stanza è strapiena di questi scudi maledetti. Forse sono questi, ragazzi. Forse sono questi. Io spero che non siano... No, devono essere solo 5 di questi, secondo me. Quindi allora ce ne sono 5 qua e 5 qua. Ma io credo che siano questi, ragazzi. Spero di non sbagliarmi. Ok. Ok. Whee! Avanti tutta. Che gioia. Tinta roja. Questo è lo che buscava. Chi è? No! No! Ma guarda Toki, si rivede! Leon! Non muovere un muscolo, Leon. Non vuoi che usi questa, vero? Dopo ben 6 anni, questo è il saluto che mi merito, Ada. Non sembri sorpreso. Interessante. Il coltello è meglio per il corpo a corpo. Una bella mossa. Davvero di classe. Per chi stai lavorando stavolta? Oh, Leon... Lo sai che sono riservata. Dimenticala. È spacciata in ogni caso. Se vai via adesso, chissà,
Forse ci rincontreremo. Potrei darti quel saluto che desideravi. Credi mi arrenda così facilmente? Giusto. Rimandiamo la conversazione un'altra volta, ti va? Dai, dai, c'è intesa, c'è intesa. Inutile che dicono di no, questo è chiarissimo. Ci vediamo, Leon. Comunque, per fortuna, almeno per ora, ragazzi, abbiamo evitato quelle inquietanti armature. Che bello. Dico per ora perché sinceramente non lo so che cosa succederà più avanti. In ogni caso, adesso non ci resta che... prendere questa granata stordente e tornare... E prendere questa polvere da sparo e tornare dove dobbiamo tornare per recuperare le altre due cose, le altre due cose che ci servono. Va bene, vado senza timore, sempre, sempre senza timore, soprattutto. Allora, qua che succede? Ah, qua manca qualcosa. Manca un elemento. Ah, sì, una lanterna. Ok, ma anche qui, se non sbaglio, ci siamo passati nel gioco principale, se non erro. In ogni caso, ho preso munizioni pistola. Ding dong. Ding dong. E oddio. Ah, sì. Cioè, è familiare tutto questo, ma non mi piace. Il cancello e il gong hanno lo stesso simbolo. Piuttosto facile. Beh, piuttosto facile. Munizioni mitragliatrice, perché ce ne hanno dati così tanti? Dardo esplosivo. Serpente. Aspetta. È serpente qua, giustamente. Ok. Pure qua qualcosa mi puzza, signore e signori. Qua servono tre aquile. Io ne vedo soltanto due, quindi dovrò suonare quella che è di là. Rompiamo prima questi vasi. Regà, munizioni mitragliatrice, granata, polvere da sparo. C'è tanta roba che puzza. Perché mi stanno a dare tutte queste munizioni? Scusate, perché? Non mi piace per niente. Oh, tu guarda un po' quello che mi serve. Siamo in due, Ada. Aiuto. Lanterna Crimson, ecco qua. Oddio. Queste cose. Oddio, no, raga, no. Morirò male. Oddio, morirò male, raga. Oddio, muoviti. Serpente, via, fatemi uscire. Via. Oh. Ok, è andato tutto a meraviglia. Sì, tutto meravigliosamente. Ecco, la tua bella lanternina. Ah, fantastico. Bene. Adesso cerchiamo il secondo. Che gioia. Non credo che mi faranno salvare prima di trovarli tutti e tre. E anche qui tutte queste maledette armature le odio. Polvere da sparo. Non mi dispiace se rompo i vasi, vero? Pesetas, qua dentro che abbiamo? Bussola d'epoca. Ma che bella, che bella. Scusate ragazzi, faccio un po' un giretto perché magari c'è qualcosa di importante. Bottiglia d'argento. Una trappola. No, lo sapevo io che sarebbe andata a finire così, lo sapevo. Ma c'ero pure dietro? Mannaggia santa. Che schifo. Ricarica, maledizione. Oddio, lo sapevo che andava a finire così, lo sapevo. Oh, per fortuna. Spinello, top. Così posso prendere le mappe qualcosa del tesoro, ragazzi. Ok, bottiglia. Proviamo a metterci questa, top. Pensavo di venderla a Eusti. No, raga, al buio qua dentro. Con questi schifi che si animano, anche no. Siete proprio bastardi, come sempre. Pesetas, a go go. Minchia che odio.
veramente che odio. E dicevo, non penso che ci faranno salvare prima di trovarli tutti e tre, quindi probabilmente questo video durerà un pochettino più degli altri episodi, però poco importa, alla fine credo sia importante. Aspetta, la devo riprendere là. Oh, la devo riprendere la bottiglia? Eh no, se la riprendo come faccio a tornare di qua? Scusate, non posso fare niente. Che succede? Che succede? Ah, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ecco, so perché me lo immaginavo. Oddio, no, no, no. Che? Oh, è molla sto cazzi cassetto. Mannaggia la miseria. Le ho finite? Sì, ma... Spinello. Ah, minchia, questi però mi danno spinelli, regà. A go-go. Ah, posso prenderla da qua la bottiglia. Top, ciao ragazzi. Non è stato un piacere, come sempre. Ok, perfetto. Va bene. Almeno ho guadagnato 3 spinelli, ragazzi. Sono contenta. Sono contentissima. Ecco perché mi hanno dato tutte ste munizioni. So già che succederà. Non lo dire, Ada. Cerchiamo di pensare positivo per quanto possibile. Munizioni pistola, munizioni mitragliatrice, a go-go. Risorselle, veramente toppe. Direi di crearci ancora munizioni per mitragliatrice, ragazzi, perché mi sa che davvero ci serviranno. Comunque sono quelle più rapide per sconfiggere sti maledetti. Polvere da sparo. Munizioni pistola, polvere da sparo. Mi prendo questo, scusate, Bottiglia d'oro. Scusa. Sono dei maledetti, ragazzi. Allora, io non userò l'assordente fin quando non gli tolgo l'elmo dalla testa, perché mi sa che tenendo l'elmo comunque non gli faccio niente. Tu puta madre, colpisci. Ok. Ok, ce n'ho ancora una. È una buona notizia. No. Ok, via pure te. Ok. Ah, che cazzo è stato? Sto per morire. Ok, calma. Ok, combiniamo altre piantine, visto che ci siamo. Oddio che ansia. No, ma quanti sono? No, raga, ma questa è cattiveria, dai. Non l'ho colpito. State buoni. Oddio. Ok. Proviamo a usare questa. Colpisci, vai. Non mi toccare. Che cazzo è? Basta. Mamma santa. Uffa, sta stronza maledetta che mi colpisce da lì. Ok. Miscela, minchia. Guarda mo che ti prendo, mo che vi prendo. E spara. Tu sia maledetta. Spara, mori. Ecco, oh, eppure te. Sì, impossibile sto par de palle. Maledizione. Ok. Spinello, con calma, è tutto a posto. Polvere da sparo, spinello, altro, spinello. Minchia, regà, mi hanno dato un botto di spinelli, che figata. Allora, attualmente c'ho bottiglia d'oro e bottiglia d'argento, va bene. Spinello, ancora, top. Ok, ho usato tipo praticamente tutte le munizioni che avevo. Che gioia, mi creerei. Munizioni mitragliatrice, ragazzi. Spero di trovare... Ancora munizioni per fucile, sinceramente, ma la mitragliatrice forse può essere un pochino più veloce in certe occasioni. E allora, qua che cosa abbiamo? Alessandrite. Non mi serve per completare quel bracciale che già ho. Quindi che stiamo facendo adesso? Che cosa devo fare? Devo andare di là di nuovo, devo uscire. Devo rimettere qua la bottiglia d'argento. No, mi serve quella dorata qua, mi sa. Ok, con quella dorata ho aperto giustamente quest'altra porta. Ok, per poter raccogliere scacchiere elegante. Wow, quanta bella robetta che devo portare a Eusti. Quindi adesso se io mi riprendo questa bottiglia e qui ci metto quella d'argento, mi si apre ovviamente questa porta qua. E quindi immagino che questa bottiglia d'oro la dovrò usare sia adesso per aprirmi quest'altra porta. Ammazza, raga, che cavolo di macello.
Che macello. E sì, adesso quindi mi riprendo questa d'oro e riutilizzo questa d'argento per aprirmi quest'altra porta. Adesso immagino che non posso più recuperarla, perché se no non posso passare. Bene. Ora ne manca solo uno. Ok, perfetto. Quindi ho preso quello che mi serviva. Che cosa ho preso? Merce, che sembra Eusti, capiti giusto a fagiolo. Ah, ok. Quindi sono i fermenti contenuti in questa bottiglia che dovevamo raccogliere. Ah, ok, perché non avevo capito effettivamente che avessimo trovato quello che ci serviva. Allora, qua c'è un obiettivo. Elimina i medaglioni blu. Chissà se me ne ricorderò, ragazzi. Però, cioè, ci darebbero 7 spinelli se riuscissi a distruggerli tutti e 5. Allora, carissimo, io direi che ti vendo questa bella scacchiera elegante, questa bussoletta. Quindi prendiamo 21.000 pesetas. Adesso la bellezza di 9 spinelli. Ragazzi, uccidere quelle armature è servito. Quindi intanto direi che prendo la mappa dei tesori per 2 spinelli. Ok. E dopodiché ne abbiamo ancora 7. Direi che intanto, ragazzi, per 2 mi compro una di queste piccole chiavi, perché comunque può essere utile. Per ora direi che resto così, dai. Direi di riparare il coltello, visto che costa ancora poco la riparazione, e di aumentare la velocità di ricarica della mitragliatrice. Perfetto, per ora rimango così, ragazzi, per quanto riguarda i potenziamenti. Però ovviamente se avete qualcosa da suggerirmi, adesso che siamo da Eusti, consigli sono ben accetti. Benissimo, ragazzi, allora, per fortuna Eusti veramente è capitato a fare, perché così ho potuto salvare qua la partita. Quindi ci fermiamo qua per oggi. Non ci resta che trovare l'ultimo elemento per far sì che Luis quindi crei questa benedetta medicina. E niente, sono curiosa comunque di vedere come si evolve la situazione. Come sempre aspetto i vostri pareri qua sotto in commento. Questo video termina qui. Grazie a tutti, un bacione e un budoscio a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao.